Ma c'è da dire altro? Guardate fino alla fine se volete fare anche voi questo. Per prima cosa mettiamo nella ciotola 4 uova. Aggiungo anche 60 g di zucchero e comincio a montare con le fruste. Ora aggiungo 50 g di olio di semi di girasole, ma potete usare anche un altro. Lo aggiungo gradualmente. E ci siamo. Questa è la consistenza che dobbiamo ottenere. Bella spumosa. Esatto. A questo punto posso aggiungere gli ingredienti secchi, quindi comincio con la farina. Qui ho 140 g di farina di grano saraceno. Aggiungo gradualmente. Voi potete anche usare un'altra farina con cui vi trovate bene. Ora aggiungo anche 6 g di lievito in polvere per dolci. E infine la scorza grattugiata di un limone. E ci siamo. Questa è la consistenza finale, come vedete è bello cremoso, né troppo denso né troppo liquido. A questo punto io ho preso una teglia rettangolare, la mia è 25x35 e ho messo un foglio di carta da forno nella teglia e vado a distribuire l'impasto. Ora vado a distribuirlo con la spatola. Forse ho capito che cosa stai facendo. Io non credo. Che cosa? Ma Te lo dico quando lo vedo. come? Vabbè. Mi raccomando, distendetelo bene. Deve essere uniforme, vero Diana? Abbastanza, sì. Dobbiamo ottenere un rettangolo più uniforme possibile. Ora inforniamo nel forno statico preriscaldato a 180 gradi per 10 minuti. Ora hai capito cosa sto facendo? Ne, Certo. ancora no. Dai, inforniamo. Ma nel frattempo, ragazzi, se volete supportare il nostro grandissimo lavoro, sappiate che ci date una mano enorme se lasciate un mi piace a questo video e soprattutto se lo condividete. Inoltre, seguiteci anche su Instagram, siamo Diana e Alessio. Vi aspettiamo anche lì. Ci siamo, abbiamo sfornato la nostra base, adesso dobbiamo subito appoggiarla su un canovaccio bagnato, mi raccomando. Quindi con la carta da forno, in questo modo, ancora caldo, non dobbiamo farlo raffreddare. Adesso con il canovaccio andiamo a rotolare la base, delicatamente, mi raccomando. Questo procedimento si fa subito così non si rompe, giusto? Allora, bravo anche per questo, ma soprattutto perché la base è ancora calda e quindi possiamo modellarla facilmente. Quindi, facendo in questo modo, la nostra base, il nostro impasto prenderà proprio questa forma. Adesso hai capito forse cosa sto facendo. E ora lo lasciamo così, possiamo metterlo anche su una gratella, per esempio, per farlo raffreddare completamente o almeno intiepidirlo, non deve essere più bollente. Nel frattempo possiamo preparare il nostro ripieno. Io ho deciso di farcire questo rotolo con il nostro formaggio, tra virgolette, vegetale a base di soia. Vi lasciamo la ricetta, cioè il video qui sotto nei commenti. È facilissimo da fare e tutto ciò di cui avete bisogno. Per questo rotolo sono 5 vasetti di yogurt di soia da 250 grammi. Seguite la ricetta che vi lasceremo e vedrete che otterrete questa crema meravigliosa, completamente vegetale, che sembra veramente formaggio spalmabile. In alternativa, ovviamente potete mettere della marmellata se vi piace o del cioccolato. Quindi metto il mio formaggio vegetale in un'altra ciotola più grande. In una ciotola più piccola ne prelevo un po' da tenere per dopo per la decorazione finale. Quindi facciamo circa 2 cucchiai, così. Poi prendiamo 400 g di fragole, le tagliamo a pezzetti. Quindi vado ad aggiungere anche le fragole. Cosa non sarà sta ricetta, Diana? Sarà buonissima, lo so già. Aggiungo anche un cucchiaio di zucchero, perché comunque lo yogurt non era zuccherato. Facciamo un cucchiaio e mezzo. Mettiamo il ripieno da parte e prendiamo il nostro rotolo, che nel frattempo ha raffreddato. Lo apriamo delicatamente. E ci siamo. Ora lo apriamo. E ora procediamo con il ripieno. Wow, questa è la parte che adoro di più. Vuoi farla tu? Va No, sei più brava tu, Diana. Ma bene, va bene. quanto è goduriosa sta ricetta. Ragazzi, scrivetecelo qui sotto nei commenti. Quanto è goduriosa questa ricetta. Vedrete poi alla fine. Ora siamo pronti per chiudere il nostro rotolo, quindi ci aiutiamo anche qui con la carta da forno e piano piano arrotoliamo così. Facciamo una piccola pressione. Questo sarà un rotolo gigante. Rotolone. Lo vedo già da adesso.
Una volta chiuso, lo appoggiamo su un piatto. Vediamo di chiuderlo bene. Aspetta che controllo. Ok, ci siamo. Andiamo a livellare un pochino qua. Sì, anche perché ragazzi non è finita. L'estremità. Eh no, non che non è finita. Anche dall'altra parte. Ora riprendiamo lo yogurt che abbiamo messo in frigo prima e lo mettiamo qua nella sac à poche. Io sto utilizzando una punta a stella e adesso andiamo a fare delle decorazioni a piacere. Quindi seguitemi così vedrete poi alla fine. E ora procediamo con dei piccoli ovetti di cioccolato fondente, visto che siamo in tema, quindi ne metto uno qui, Ma che carini! un altro qui e poi vediamo. Ora procediamo con delle fragoline. Guardate che bello già così, ragazzi, eh! Li ho tagliati a metà e adesso le infiliamo qui. Una, due, Sei proprio un artista, Diana, che te lo dire? tre. Che bello! Ora potremmo anche lasciarlo così, però io mi azzardo a completarlo ancora con il formaggio vegetale che mi è avanzato e vado a spalmare anche qui uno strato sottile perché poi alla fine aggiungo anche un'altra cosa. Ragazzi, abbiamo completato il rotolo così, possiamo anche lasciarlo così, ma se vogliamo ancora aggiungere qualcosa, possiamo mettere ancora della granella di nocciole. Quindi, delicatamente, andiamo a cospargerla così. Poi Da pasticceria, proprio. quella che cade lì la recuperiamo, eh. Completiamo anche all'estremità. Diana, ma questa è una meraviglia! È una meraviglia! Cioè, proprio Sì. questa volta ti sei superata. Guardate Ti qua, cioè, sembra uscito piace? dalla pasticceria. Secondo me Ma questo è un 10 e lode. meglio questo o la colomba? Secondo voi? Scrivetecelo qui sotto nei commenti, io so già la risposta. Anch'io. Diana, è arrivato il momento. È arrivato il Siamo momento. tutti non curiosi di più. Andiamo a vedere che cosa ci aspetta all'interno. Con massima delicatezza. Mamma mia, Oh. ragazzi. Cioè, questa non so che cos'è. Questa è la cosa migliore che ci possa essere. Allora, sto cercando di capire qual è il pezzo migliore. Qual è il pezzo più goloso? Quello con l'ovetto. Forse questo. Wow.